Buonasera, Ivana, ci sono, ci sono. Siamo solo io e te, Ivana. Vediamo un po'. Ecco, Anna, ciao. La prima. Ciao, ciao. Ora siamo solo io e te, in anticipo di qualche minuto, ma va tutto bene. Arriva un cuore, quindi arriva qualcos'altro. Fabiolo, l'avevo visto che era il tuo cuore, il tuo albero della vita, tutto. Ho nostalgia, Fabiola. Vieni al mare. Anuska. Oh, Alessandra, cara, ciao. Barbara. Fabiola, ti aspettiamo, non solo io. Ciao Federico, salutami la tua mamma. Ciao Laura. Oh, vieni presto, brava. Perché se aspetti me al convivio di Roma ci passa tanto tempo ancora. Ciao Simonetta, come mi piace guardarvi così un po'. Speriamo che il mio camino resti acceso. Ciao Daniela, ciao Manuela. Cosa si fa? Anuska vuol sapere cosa si fa. Si chiacchiera, Anuska, si prega, si ringrazia, si ascoltano le parole che vengono dall'oltre, perché io questo so fare, so solo fare, ciao Ambra, ciao Daniela cara, eccomi, sì, i tuoi canini dormono, Daniela, o sono lì anche loro? Vicino a te. Belli tutti questi cuori. Ah, grazie. Sono belli. La mia amica Brunella, ciao. Ciao, Eugenia cara. Brunella, quante volte insieme ad ascoltare le parole di Gianluigi. Tutti qua, sì, anche i tuoi canini. Oh Silvietta, ciao bella, che piacere. Maria Grazia, Paola, ciao. Ora aspettavo che fosse un pochino di più perché volevo, mi piaceva fare stasera. Un bacio a te, Eugenia cara. Sì. Eh sì, abbiamo tutti i nostri angeli con noi, sempre. E poi speriamo che questa sera ci diano qualche segnale. Non l'abbiamo mai chiesto ed questi segnali sono arrivati, quindi confidiamo che anche questa sera ci diano il dono della loro presenza. Allora, intanto che siamo così a chiacchierare, ciao Marisa cara, ciao bella,
Vi volevo dire che è un periodo che queste dirette vedo non solo le mie, ciao Lucilla, ma Salvatrice Lazzaro, ciao bella, Patti De Bellis, ciao, e, che si interrompono a un certo punto, no? Perché va via la linea. Però dopo, ma infatti mi viene scritto che c'è un contatto troppo leggero, però a volte se schiaccio quell'affare tondo nero, può darsi che riprenda. Allora, ciao cara Marisa, ciao tesoro, ciao Francesca, amica cara. È un po' che non vedi i tuoi quadri. Se vedete su Facebook i quadri di Francesca Gallusi, metticene che è un po' che non li vedo, che sono bellissimi. E Gianluigi ha detto che i suoi quadri sono tutti guidati. E lei, come i medium vanno in trance prima, ciao Margherita. La Francesca, la sua mano è guidata da entità di luce e infatti fa dei quadri che sono, si vede, che non sono fatti da una persona così, si vede che hanno una marcia in più, un qualcosa in più. E poi se andate a cercarla su YouTube, vedete i quadri che fa. Allora, vi volevo dire quindi, se per caso si interrompe la diretta, provate ad avere un pochino di pazienza che cerco di ripristinarla, che poi è brutto perché mettere insieme i due pezzi è sempre una cosa. Ora voglio vedere se c'è un po' più di fiamma. Ecco, che è arrivata anche la fiamma. Allora, avete visto che nelle dirette precedenti abbiamo avuto dei grandissimi miracoli, perché anche se noi siamo lontane e non siamo qui fisicamente insieme a me, però siccome siamo unite comunque, perché io vi parlo con amore. Ciao Vera di Rosa, grazie. Vera di Rosa, grazie tesoro, grazie. Io vi parlo con amore. Voi mi ascoltate con altrettanto amore, altrimenti non sareste lì a dedicarmi, non a perdere, a dedicare un'ora ad ascoltare le parole di Gianluigi. La ricompensa l'abbiamo. Guardate che fuoco stratosferico, bello! Ci hanno dato nelle ultime dirette veramente delle grandi dimostrazioni, perché ora mi si incendierà mica a casa, comunque quel fuoco lì è particolare, davvero. Qualcuno lo fotografi, se avete il telefono in mano cercate di fotografare il camino. E vediamo un po' se poi dalle foto viene fuori qualcosa, perché nelle volte precedenti a volte qualcuna di voi, ciao Pasquale, ciao Caterina, ciao Cira, e veramente si vedono delle cose che normalmente non si vedono. Poi la luce intorno alla foto di Gianluigi, i visi nei candelieri, poi c'è non ridete perché vi sarete chiesti cos'è quel foglio là dietro. Allora, quello è un arcobaleno che la mia nipotina ha fatto quando aveva 4 anni, 3-4 anni, era nel primo anno d'asilo e lei disegna da allora in poi, lei disegna sempre arcobaleni, ora 8 anni, però quello è stato il primo e lo tengo sempre lì perché l'arcobaleno, lo sapete, è
un segno molto particolare, perché è pieno di luce, pieno di colori, è proprio un ponte tra la terra e il cielo. E vicino a quell'arcobaleno, dall'Olte ci sono stati dati dei doni veramente, veramente grandi. E poi in quelle dirette avevamo Nicoletta che prima o poi viene stasera, Andrea Cassano, e ci hanno aiutato anche loro con la loro energia. E comunque di doni ne abbiamo sempre tantissimi. Vi dirò che Gianluigi è un po' un prezzemolino, dico io, perché come sapete è andato sia... Ciao Giovanna! È andato... vedo Giovanna che ci sei, lo vedo dai cuori. È andato nella diretta sia da Nicoletta, l'avevano vicino, che da Andrea, quindi questa è stata una cosa bellissima. E poi pensate, di prove ne abbiamo veramente tantissime. L'ultima volta, vi ricordate, avevo parlato del cerchio, che è molto importante. E io spero che durante questo tempo voi abbiate pensato all'immagine di questo cerchio, noi tutti seduti nel cerchio. E prima della diretta, una nostra amica che è fra di voi aveva visto dei cerchi per terra. Un'altra va a un corso il giorno dopo la diretta e parlano dell'unione. Io l'ultima volta ho parlato dei cerchi e dell'unione. Andrea mette su Facebook il libro di Gianluigi che molti di voi avranno visto e lo appoggia il libro su delle pietre, cristalli, insomma, belle. E su un cuore, lo stesso cuore che ha anche Nicoletta e che appoggia, lei lo tiene appoggiato sul libro. Non sono coincidenze queste, sono tutte prove che dall'oltre ci vengono per darci la consapevolezza, la certezza che l'oltre è con noi, sempre, sempre, sempre. Condivide, noi non li vediamo con gli occhi, ma loro condividono tutto quello che noi facciamo e ce ne danno sempre, e ci danno tutte queste prove che dobbiamo veramente considerarle dei doni. E poi sono proprio la testimonianza, specie queste ultime che sono venute nel fuoco, sul camino, che loro sono veramente felici quando noi siamo insieme tutti quanti per allargare l'immagine del cammino. Ci serve... Ah, aspetta, così? Ma perché forse c'è il... Ti basta questo, Laura? E io Salvatore, Ilenia, cara. La mia amica Elenia che mi guarda col bimbo di 1 anno, si vede che sono sul lettone. Bello questo. Bello, ascoltate. Nella diretta precedente, nel candelario, ho visto il volto di mia madre. Oddio, che bello! Sono tutto un brivido. Vuol dire Gianluigi mi sta dando la conferma che è assolutamente vero. E poi ognuno di noi ha visto cose differenti, perché Nicoletta mi ha spiegato che lei, ad esempio, ha visto tanti angeli, ha visto l'immagine della Madonna piegata e me l'ha anche mandata la foto, perché a ognuno serve qualcosa di diverso, no, dall'altro, e quindi ognuno ha ricevuto quello che era bello per lui. E quindi c'è Gianluigi, come fa a non esserci Gianluigi? Bello, bello, bello. Come... Ora riattizzo la fiamma, scusate, ma non c'ho nessuno che me lo fa.
scusate, ma mi piaceva che si vedesse il fuoco, perché è troppo bello, perché il fuoco è purificazione e poi dà calore, fa atmosfera, è bellissimo. Allora, stasera volevo fare una cosa che vi avevo già accennato, che avevo in mente da tanto tempo. Allora, purtroppo molte di noi hanno problemi, tutti noi abbiamo problemi fisici, abbiamo, ciao Elga cara, ciao Elena, e, tutti noi abbiamo problemi nel quotidiano, e, sapete, le gioie e i dolori si alternano, però insomma i dolori sono sempre tanti, sia che siano fisici, sia che siano morali, no? E tanti sono nella sofferenza per la perdita di una persona cara, oppure nella sofferenza perché qualcuno non sta bene. Allora, siccome l'altra volta avevamo fatto questo cerchio, che per me era veramente un cerchio magico, io spero che tutte voi l'abbiate sentito, questa l'energia e l'amore di questo cerchio. Allora, stasera con l'immaginazione proviamo a rifare questo cerchio di luce e di essere tutti seduti, tutte noi sedute dandoci la mano intorno a questo cerchio e dobbiamo, dentro questo cerchio, vi ricordate che Gianluigi ci disse che c'erano tutti i nostri cari, c'erano i nostri angeli, c'erano le nostre guide per aiutarci e proteggerti e per accogliere. Ora non confondete queste due teste, perché sono le teste dei due, non so come si chiamano, per appoggiarci la legna, ora non mi viene il termine, non è che siano delle figure, quelle due lì sono reali, sono di ferro, insomma. E quindi in questo cerchio, insieme ai nostri angeli e ai nostri cari, ci mettiamo tutte le persone che non stanno bene, che hanno bisogno di preghiere. Io questa volta, e vi prego di farlo anche voi, per la prossima, intanto pensateci, intanto che io ciacolo, mettete, io me li scrivo perché oltretutto conosco tante di voi e quindi mi piace pregare per tante di voi. Davvero? L'hai fotografato, Marisa? Ganza che sei, brava, ha fotografato il cuore. Che bello, Marisa. Ma perché poi se ci sei te, ci sono tutti i figli vostri, tutti i nostri ragazzi di luce sono qui. C'è Ivan, ci sono tutti. Non vi sto a elencarli tutti ora perché sarebbe troppo lungo, purtroppo. Comunque sicuramente i nostri ragazzi di luce sono qui con noi. Se c'è Gianluigi ci sono anche loro. Ah, bella Marisa, dopo la guardo. Brava. E, allora vi dicevo, dopo facciamo un momento di concentrazione e mettiamo, diciamo, una preghiera, diciamo il classico Padre Nostro, poi diciamo una preghiera suggerita da Gianluigi, eccola qui, e in questo cerchio mettiamo tutte le persone che sappiamo che hanno dei problemi. Possiamo metterci anche le persone che sono in guerra, che ce ne sono tante, i cinesi poverini che sono veramente in un momento di estrema sofferenza. Certo, certo Elena, che ci sono i vostri cari, l'ho detto subito, tutti i nostri angeli, le nostre guide, i nostri cari che ci hanno preceduto, tutti sono qui, perché dove ci siete voi ci sono loro. Quindi noi però immaginiamolo tutti in questo cerchio
E insieme a loro mettiamo tutte le persone che hanno bisogno di aiuto e di preghiera. Voi sapete che non faccio niente di nuovo perché Padre Pio di gruppi di preghiera è stato lui uno dei primi che li ha istituiti. Però siccome noi siamo tutte lontano, possiamo farlo ugualmente, perché è il pensiero che conta, è l'amore che ci tiene uniti. Noi siamo tutti qui insieme per amore. E quindi va benissimo così. E quindi facciamo un minuto di silenzio, quindi, e ognuna di voi metta nel cerchio, in questo bel cerchio, dove lateralmente siamo sedute tutte noi e ci diamo per mano con l'immaginazione, perché l'immaginazione è potente. Ci diamo tutte la mano con l'immaginazione e mettiamo dentro tutte le persone care. Io ora apro gli occhi perché devo leggo in silenzio però, per rispetto a voi i nomi non li dico. Ecco, allora mettiamo anche quelli che abbiamo dimenticato. E diciamo il Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Tienici lontano dalle tentazioni, liberaci dal male. Amen. E poi vi leggo un'altra preghiera di Gianluigi. Signore, ascolta la preghiera della persona che nasce. Signore, ascolta la preghiera della persona che vive. Signore, ascolta la preghiera della persona che soffre. Signore, ascolta la preghiera della persona che non vuole più soffrire. A volte ci sono delle persone che possono, quando la sofferenza è tanto grande, possono chiedere a Dio, lo sappiamo, no? Che ce lasciamo scelta, però quando siamo di là, l'amore di Dio è talmente grande che magari scegliamo una sofferenza pesante convinti di poterla superare. Però quando siamo qui, se vediamo che non ce la facciamo, che è troppo per noi, possiamo anche chiedere a Dio di alleggerirla questa sofferenza e magari di rifarla la prossima volta che ritorniamo sulla terra, perché e a volte succede, questo fa parte sempre dei miracoli. Ciao Caterina, ricambio i baci a tutte voi, un grandissimo. Laura. Vedi Laura, stasera tutte queste preghiere, vi ricordate che bello, la luna della Sardegna stasera era un cerchio enorme, con un cerchio enorme di luce sarà stato sicura di luce particolare, bello. Nadinka, ciao, ciao.
Voi lo sapete che Gianluigi dice che siamo un'orchestra quando siamo tutti insieme e io sono sicura che quando noi tutti insieme nelle nostre dirette preghiamo per tutte le persone che non stanno bene, Dio ascolta, poi farà quello che può perché ci sono certe situazioni che lo sapete tutti non si possono... Ciao Maria Faieta, che non si possono cambiare perché le abbiamo scelte, quindi dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di accettarle così come sono. Comunque pregare così assieme, vedi anche la Luna ha fatto questo cerchio magico stasera, bellissimo. Illudiamoci. Sì, cara Elena, anche chi è nato in Africa soffre la fame e ha scelto tutto questo prima. Sì, perché c'è anche il karma dei popoli. C'è anche il karma dei popoli. Comunque, una volta Gianluigi, ora se lo ritrovo poi ve lo leggo, ci ha detto, sempre attraverso la nostra. Ecco, è arrivata la Nicoletta! Alza il livello di energia, Nicoletta! Bella, ti mando un bacio. E ci ha detto, non so se Alessandra o Brunella se lo ricordano, che l'Africa e l'Italia sono due paesi come se fossero gemellati, perché hanno una grande ricchezza nella terra, hanno una terra molto fertile e queste due, l'Italia e l'Africa, sfameranno tante persone. Così ci ha detto Gianluigi, attraverso Concetta tanto tempo fa. Se la trovo ve lo dico, con precisione. E, poi ora volevo ritagliarmi un angolino, è riferito alle mamme, però vale un po' per tutti, per chi ha qualcuno nell'oltre, perché Gianluigi mi ha detto che dovevo leggere il Vangelo, ma da sempre, la Bibbia, lui mi dice, io leggo il Vangelo, dirvi la verità, leggo, comincio, e sì che è tanto che me lo dice, ma io sono una che arrivo sempre tardi. E Nicoletta mi ha detto, aprilo a caso. Poi c'è stata, non so se vi ricordate, ma penso di sì, una diretta che ho fatto tempo fa e Andrea Cassano, mi ha detto proprio una frase, del Vangelo, era riferita a me e a Gianluigi, non so se ve lo ricordate. Che madre e figlio eravamo insomma assieme, il significato era questo. E allora Nicoletta mi ha detto di aprirlo a caso. E Nicoletta, ascolta, aprendolo a caso, ho letto questo. Gesù dice, perché la Madonna non era andata al sepolcro e lo sappiamo tutti, e Gesù non c'era più, no? E Gesù, lei alza gli occhi e vede vicino a sé una figura, ma non la riconosce. Ed era Gesù che gli dice: Donna, perché piangi? E Gesù risponde: Perché hanno portato via il mio figlio, il mio Signore, e non so dove l'hanno portato. Se tu sai dove l'hanno portato, dimmelo, che io lo vada a riprendere. E Gesù gli dice: Maria, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Io non so se sbaglio a interpretarla così, però vedete, col nostro, è proprio la conferma anche nel Vangelo che se noi ci disperiamo quando un nostro caro va nell'oltre, figlio o genitore o fratello o che sia, ci disperiamo troppo, perché certo che ci dobbiamo disperare, ci mancherebbe, non si può dire diversamente, però
Il dolore va attraversato tutto fino in fondo proprio, fino in fondo. Però dopo bisogna cercare di rialzarci proprio perché non possiamo trattenere i nostri cari qui sulla terra perché loro desiderano andare nell'oltre. Vi ricordate anche nel film Ghost, quindi ad un certo punto c'è il buono e il cattivo, no? Il cattivo va verso un fumo scuro, mentre quello buono va verso la luce. Quindi bisogna lasciarli andare verso la luce. E, sempre quando c'è una persona che sappiamo che se ne sta andando, ma questo ormai lo sapete tutte. Aiutiamola ad andare nella luce anche durante la giornata, una preghiera per chi rimane a mezza strada, per chi rimane a mezza strada perché è trattenuto dal dolore o perché ha paura la sua anima di andare nell'oltre. Ciao Valeria cara. E quindi ciao Grazia. E quindi dobbiamo mandarli nella luce, rassicurarli proprio, dire non ti preoccupare, che ritorni a casa, perché ritorniamo tutti alla casa del padre, perché di là sarai accolta con amore, sarai aiutata. Dobbiamo proprio rassicurarli, come se loro ci sentissero, perché in effetti proprio ci sentono, ci sentono. Certo, Laura, che il tuo Giuseppe e Gianluigi si stanno a guardare, certo, chissà come sono felici, saranno felicissimi. Sicuramente, quando siamo tutti assieme, pensate che come siamo contente noi, così sono loro doppiamente, triplamente, perché, ecco, visto, arriva subito Gianluigi. Perché quando noi siamo insieme e ascoltiamo le loro parole, perché non sono solo le parole di Gianluigi, sono le parole di tutti i nostri cari, tutti direbbero la stessa cosa. Io sono solo, presto solo la mia voce e basta. E loro sono felici perché si rendono conto che noi abbiamo fiducia in loro, che noi siamo usciti dal baratro e cerchiamo di fare quel percorso spirituale che loro si aspettano da noi, loro si aspettano che noi tramutiamo il dolore in amore, perché loro ci aiutano tanto quando loro ci fanno vedere una piuma, un cuore, ci danno tutti, questi bellissimi segni, vuol proprio dire, sono un invito a credere in loro. E se noi crediamo in loro, dobbiamo anche migliorare la nostra qualità di vita, perché non si può fare differente. E Gianluigi dice: il mio mondo, mamma, il mio e il tuo si abbracciano in una stretta. Stringimi forte, mamma. Voi fate con i vostri cari uguale, voi fatelo con i vostri papà, con chi vi pare. Io non sono un salice piangente, sono un albero fiorito, fiori, fiori, odori e colori. Quindi vedete, quando pensiamo ai nostri cari, perché dobbiamo sorridere? Perché loro ci stanno sorridendo, perché loro sono felici, non sono salici piangenti. Mentre se noi piangiamo diventano salici piangenti perché anche loro soffrono. Sì, brava Elena, sì, sento tutti i brividi. È proprio questo segnale, sì. Quando sentite questi brividi sono brividi di energia e quindi sono loro. E a me vengono proprio a dare la conferma quando dico qualcosa che è molto significativo, oppure se abbraccio una persona e l'abbraccio con amore, è come se l'abbracciassi anche lui, così, sono loro che intervengono per darci sempre un regalo, sempre.
Sì. Allora, stasera a proposito di regali. Ah, vi leggo un altro pezzettino perché mi è venuto qui sotto la mano. Mano nella mano ci sorreggiamo insieme, cioè noi con i nostri cari. Con i tuoi occhi dell'amore e dell'immaginazione puoi sentire la purezza del cielo. Quindi anche con gli occhi lucidi, pieni di lacrime, puoi vedere. Quindi porta sempre questa immagine di purezza, di meraviglia, di un creato che è immenso. Dio ci ha dato tutto, dai fiori alla terra, che ci dà il cibo, alla bellezza. Tutti i nostri sensi, sono arricchiti da tutto quello che ci circonda. Quindi cerchiamo di non lamentarci perché le lamentele non servono a nulla, anzi, ci deprimono, ci intristiscono ancora di più, semmai ringraziamo, ringraziamo sempre. Allora, questa sera Gianluigi mi ha detto di farvi questo regalo. Non faccio la meditazione perché dopo di me credo che ci sia qualcuno che faccia la meditazione, però io se fossi in voi ascolterei quello che vi dico. Arrivano tutte le foto che avete fatto, che bello, grazie. Non so se sia una meditazione o meno, però lui la ritiene un grande dono questa sera. Quindi io, se fossi in voi, l'ascolterei proprio con gli occhi chiusi, proprio perché queste parole hanno un grande significato. E anche perché se state con gli occhi chiusi potete attivare l'immaginazione. Io mi faccio il segno della croce e ringrazio per questo. Immaginate di ricevere questa sera tutte, ma proprio tutte unite, un dono molto grande, molto, molto prezioso. Molto molto speciale. Finalmente, Signore, è venuto il momento di dare loro questo dono. Questa sera, sopra di voi, si apre una poltrona che si apre e si chiude come al cinema. Stasera si apre perché si sta sedendo un personaggio che dire illustre sarebbe poco, sarebbe riduttivo. Allora alzate gli occhi al cielo e dite: Signore, ti ringrazio per questo dono che mi stai facendo stasera, perché in quella poltrona, col mio pensiero, io ci metto. Ci metto puntini puntini. Ognuno di voi sa quello che ci vorrebbe mettere, quella luce, quell'entità. Io non vi dico il Signore, una guida, un maestro, un vostro care, ma semplicemente ognuno di voi ha sulla sua testa una poltrona che si è aperta ed un'entità si è seduta. E vi sta vicino, domina il vostro cammino, domina la vostra strada e vi indica la direzione che dovete prendere. È un'anima celeste, una guida celeste, un dono celeste, un dono così grande, ma così grande che più grande di così non potreste mai pensare di ricevere. Io vi dico, siate benedette. Aprite la vostra mente e guardate nel vostro cuore. Guardate chi vi sto raffigurando, chi vi sto dicendo.
chi vi sto mandando. Aprite il vostro cuore e cercate in esso la gioia più pura che vorreste avere. Seguitela, seguite questa scintilla di luce, seguite il suo cammino ed arrivate in quel posto dove c'è per voi quel dono meraviglioso che avete appena ricevuto. Non dimenticatevi mai che quello è un angolo di paradiso, dove voi potete ogni dove voi vi potete rifugiare ogni volta che avete bisogno di rimanere soli con voi stessi e ricevere una grazia, una consolazione, una parola d'amore, un angolo da guardare e da ascoltare. Un angolo dove si va a liberare la mente, un angolo tutto vostro per meditare, tutto ricoperto di quell'azzurro, giallo, verde. Scegliete il vostro colore e vestite il personaggio che è seduto sulla poltrona tutto intorno di quel colore che è vostro. Ognuno deve sentirsi a casa sua, nel suo posto. Ognuno di voi ha un suo colore preferito. Ed io ti dico, guarda con gli occhi di quel colore, dipingi di quel colore tutto, prega avvolta di quel colore, guarda il tuo domani avvolto di quel colore e sentirai meno paura. La paura che affligge te ed il mondo, cercate di colorarla perché non vi faccia tremare. Lo sapete tutte voi che il mondo sta perdendo i suoi colori. Sta a voi aprire con la vostra mente tutto un arcobaleno che va da una mente all'altra, con uno scambio di colori, formando così tanti arcobaleni. L'arcobaleno porta il sereno, quindi questo è il vostro segno d'amore, di abbandono, di gioia e di rinascita. Porta la tua mano sulla fronte e calma la tua mente. Nella tua mano ci sono tutti i colori adatti a te. Abbandona la tua mente alle mie parole. Con tutte le tue forze fallo. Naviga dal buio alla luce con il tuo colore preferito. Sei venuta dal buio ed ora sei piena di colori. Come è bello! Hai cambiato le tue abitudini di vita. Le hai lasciate nel buio di quell'angolo dal quale sei venuta, ma ora sei piena di colori. Cerca di spennellare di colori tutta la tua terra, il tuo paese, gli altri paesi, tutto il mondo. Tu sai che siete tutt'uno. Ridate colori a quelle case chiuse, danneggiate, buie. Adoperate i vostri colori per spennellare il mondo. Ogni pennellata che darete ad una persona, essa avrà la mente più riposata. Avete il mondo nelle vostre mani stasera, curatelo dalle sue piaghe e versate su di lui tutto l'amore che avete nel cuore. Peccato, mi sono dimenticata di mettere la musica, l'avevo preparata. Ora però desidero che qualcuna di voi mi dica quello che ha pensato, l'emozione che ha provato, se vi è piaciuta questa cosa, questo dono che vi è stato dato, se avete scelto un colore. Allora Simonetta, hai provato una bella emozione? Silvia, ti è piaciuta? Ti è piaciuto questa? È stato un dono. È stato un dono che dopo io vi rimetto su Maestri Invisibili così ve lo rileggete. E sulla poltrona
Potete rimettere o la stessa persona, un'altra persona. Forza, mettetemi qualche commento. Possibile che nessuno di voi, Nicoletta, hai scelto l'azzurro, brava, l'arancione. E nella poltrona chi ci avete messo? Ditemi l'impressione su questa cosa che ho letta. A me è sembrata una cosa così importante, mettete le vostre. Ecco, grazie, Ivana. Ecco, meno male, hai gradito il dono, Ambra. A me è sembrata questa sera una cosa un po' diversa, no? Dalle solite. Però mi mettete pochi commenti, mi dispiace. Brava Simonetta, io ho messo il Maestro Gesù. Questo è un atto di generosità immenso. Brava Simonetta. Brava, questa è stata una bellissima cosa, mi piace molto. Brunella, hai messo la tua mamma. Mostre, no, aspetta, Gesù, Brunella, la tua mamma, Bacchi, hai messo la tua mamma, Ambra, hai messo tuo fratello, l'immaginavo, bello, Maria Faietta, Gesù. Avvolto nel cielo, blu è già. Mettetele queste cose che servono a tutti. Bello, anche tu hai messo Gesù, bello, bello. È tutto bello, è quello che avete messo. Io ovviamente ho messo il mio Gianluigi e tutti gli angeli. Ho detto Gianluigi con tutti i ragazzi di luce. Tu hai messo tuo figlio, Diamine. Più nessuno ha da mettere qualcosa perché è bello condividere tutto questo. Ma se voi abituate all'immaginazione, chiudere l'occhio. Ecco, brava Elisa, Eugenia, sì, hai messo la tua Elisa. Il colore violetto. Oddio, Laura, hai scritto una cosa meravigliosa. Mi ha liberato dalla prigione dove avevo messo le lacrime congelate. Che meraviglia, Laura. Ecco, queste sono le cose che riempiono il cuore di tutti. Bello, Laura, fantastico. Bella Alessandra, la tua zia, Simonetta, tutti i tuoi familiari. Ecco, fatelo questa cosa qui. Io vedi, ho una commozione dentro, io vedi, mi sto commuovendo nel leggere voi, perché quando ho letto, io la faccio per conto, me la rileggo poi anche per conto mio ed è diverso, ma leggendola voi non ho avuto la possibilità di concentrarmi, no? Io ho messo il mio papà col colore. Ecco, questo è proprio un modo per imparare ad immaginare. Io vedete, mi commuovo ora nel leggervi. Perché vuol dire che ho fatto la cosa, che ho fatto bene a leggerlo. Non ho capito, Antonella, sarebbe bello vedere la foto del camino dove si vede il cuore. Ah, e dopo ve la metto, ve la pubblico perché mi è stata mandata qui. Però non so se riesco a farvela vedere, altrimenti dico a Marisa se la mette.
E se la mette lei anche su Facebook. E guardate un po' se la vede, se si vede, io la vedo, però messa così non lo so se voi la vedete. Nella foto si vede benissimo. Ora vedendola così no, ma nella foto si vede. Ecco, questi sono due alari, non mi veniva il nome prima, ora mi è venuto. Sono due alari che hanno due visi, sembrano due sfingi. Greche. Non riesce ad inserirla. Va bene, dopo semmai lo fai dopo. Davvero? Davvero, Maria? Bello, sì. Ti ringrazio e ti abbraccio. Grazie, 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 grazie. Vedete che meraviglia questa comunione di pensieri che ci scambiamo tra di noi, è una ricchezza, per me è una ricchezza enorme, bellissima. Vedete, se siamo seduti in casa e non partecipiamo a questi incontri e non ci priviamo di ricevere tutte queste cose, queste emozioni dall'oltre. Bello, non dobbiamo avere assolutamente paura dell'oltre. E anche l'altro giorno una di voi mi ha detto che ci sono tante persone che hanno paura della morte, no? Io vi dico la verità, del dolore fisico paura, sì, certamente. Guardate, c'è il camino, scusate. Speriamo, speriamo che si riattizzi. Sì, un po' si è riattizzato. Grazie del bene che mi volete. Tutte noi ci vogliamo bene, tutte noi. E la sentiamo questa energia, come la sento io, la sentite anche voi. Ed essere uniti, sappiamo che ci capiamo tra di noi, sappiamo che siamo tutte in cammino, nessuna è più avanti, più indietro. Siamo tutti in cerca della conoscenza per poter accettare quello che ci succede. Ecco, prima vi parlavo della paura. La paura è che ci ha, che almeno mi ha guidato in tanti anni, è stata quella proprio di andare nell'oltre. E di questo inferno e paradiso, di questo fuoco. E ora sapere che nell'oltre Dio non ci giudica, ma pensate che cosa grande, quante persone ancora oggi sanno che se ne stanno andando oppure sono vecchiette come me e hanno paura della morte. Noi mamme, chiaro, non abbiamo più paura, almeno quella l'abbiamo cancellata subito. Ma tante persone hanno paura perché? Perché purtroppo siamo state educate alla paura. Ci hanno fatto il lavaggio del cervello con la paura di questo San Pietro che fa lo smistamento dell'inferno e paradiso, i bimbi nel limbo, e quindi per forza tante persone hanno paura perché non hanno la conoscenza, non sanno che Dio è l'amore, eppure perché non ci siamo arrivate prima a capire che Dio, che è la bontà infinita, possa punirci. E Dio ci dice sempre che dobbiamo perdonare e quindi Lui in primis ci perdona.
Quindi quando andiamo di là non dobbiamo avere assolutamente paura. Quando arriverà il nostro momento, accettiamolo. Certo, ci dispiacerà lasciare i nostri familiari, ma tanto qua, bello, continuano ad arrivare delle foto meravigliose siete. Vedo l'ora dopo di guardarle. E perché poi mi hanno dato della legna così lunga e invece il mio camino è strettino, c'ho dei pezzi troppo lunghi. Abbiamo paura a volte di tutto, anche ad esempio parlare dell'oltre. Abbiamo paura, divulghiamo poco perché abbiamo paura. A volte invece basta una parola, il seme va sempre dato. Ora vi racconto questa piccola cosa che. Se te Federico mi ascolta, te l'avevo già raccontata perché mi è successa l'altra settimana. Allora, nell'oltre, un anno prima di Gianluigi ci fa un suo amico. E quando io poi ho cominciato a fare la scrittura, raccoglievo le cose più importanti, le fotocopiavo e poi le donavo a quelle che venivano da me a fare un contatto, no? E quindi avevo tutte queste fotocopie, avevo messo le cose più importanti che potessero essere valide per tutti, che potessero servire a tutti. Sicché incontro questa mamma di questo ragazzo e glielo do, pensando di farle una cosa buona, il mio intento era quello. Invece, dopo qualche giorno me li riportò. Era anche molto arrabbiata perché mi disse che lei aveva raggiunto un certo equilibrio e io l'avevo depistata, le avevo detto cose che l'avevano confusa, sicché ci rimasi malissimo. Allora pensate che sono passate una ventina d'anni, io questa persona non l'ho più incontrata. L'ho incontrata l'altro giorno in banca con la figlia. Mi hanno abbracciato con tanto affetto, con tanta condivisione, che io sono rimasta senza parole e siamo andati sul discorso ovviamente dei nostri figli. E lei è venuta fuori, sia lei con la figlia, con delle frasi che mi hanno fatto capire che in tutto questo arco di tempo avevano capito che loro figlio e fratello era vivo. Allora io mi sono azzardata a dire, ho scritto un libro. E loro mi hanno detto, davvero? Ma daccelo subito. Sicché sono corso in macchina, l'ho preso, gliel'ho dato. Non finivano più di piangere, dalla gioia. Pensate, avevo buttato il seme 20 anni fa. E dopo è arrivato il momento. Loro in quel momento non erano pronte e invece ora erano pronte. Ed è bellissima questa cosa. E quindi questo vi dà proprio la conferma che niente. Ora fare violenza no. Voi provate. Poi sai, niente vieta dire c'è questo no, perché questo libro è nostro, ricordatevelo, non è mio, è nostro. E ora intanto per farvi, vi faccio rivedere, avete visto su Facebook, no? Che Francesca è andata a trovare il bimbo, me l'ha fatto vedere in braccio, bellissima questa cosa, questo è il bimbo adottato con i soldi dei vostri libri. E poi in questa settimana ho dato anche dei soldi alla ricerca sul tumore al pancreas che è a Pisa col dottor Mosca attraverso il mio consuocero il dottor Giannichini che qualcuno di voi conosce e io do tutto, ve lo ripeto sempre, a piccole associazioni, a persone che sono in difficoltà, mai a quelle grandi, mai mai, quelle grandi, scusate, ma non mi fido più di tanto. E io preferisco fare delle cose mirate. Quindi ricordatevi, questo è il nostro bambino. Il nostro, io lo chiamo Beniamino perché lì Beniamino c'è un nome che non si capisce bene. Io lo chiamo Beniamino. Guardate che labbra che ha. Le donne si rifanno le labbra. Guardate lui che labbra che ha. Meravigliose.
Quindi quando potete aiutate le persone a non avere assolutamente paura, specialmente poi noi abbiamo paura della gente che ci giudica, abbiamo paura di tutto. E invece la paura è proprio quella, ve l'ha detto anche prima Gianluigi, che blocca, che frena, che non ci fa avanzare. E dobbiamo invece. Oh Nicoletta, ciao bella. Se tutti avessero capito che nell'oltre ci andiamo tutti e che quindi se guardassimo il mondo che ci circonda, che è così meraviglioso e che è tutto un dono quello che abbiamo intorno, i monti, il mare, gli alberi, il cielo, è tutto un dono. E invece di considerarlo un dono, diamo tutto per scontato, tutto per scontato, invece non è niente per scontato. Certo, abbiamo aiutato Eugenia, anche i bimbi del Burundi, certo, coi libri, anche i bimbi dell'India attraverso Elga, sì? Chi ha delle associazioni? Ma potete chiedermeli, se qualcuno di voi ha anche qualcuno da aiutare, me lo chiede e se li ho a disposizione ve li do volentieri. Sono lì apposta, sulla postpay ci sono i vostri soldi e io li do a chi ha bisogno. Perché il libro, vi dico sempre, va pagato perché gli dobbiamo dare valore. E poi perché ci permette di fare dell'altro bene, tutti insieme. Come tutti insieme stasera abbiamo pregato, tutti insieme eravamo nel cerchio. Tutti insieme ci siamo date la mano, tutti insieme quando io prendo i vostri soldini e li do a qualcuno, lo facciamo tutti insieme, sempre. Allora, e allora che lasci il posto a qualcun altro, allora come sempre io vi do l'abbraccio di Gianluigi e insieme all'abbraccio di Gianluigi vi do il suo saluto. E Gianluigi vi dice questo: siamo tanti angeli stasera, siamo intorno a voi e cantiamo, seguendo la vostra musica dolce e avrete la consapevolezza che state ascoltando la parola di Dio, il canto degli angeli uniti a voi. Vi è piaciuto questo saluto di Gianluigi? Quindi abbracciamo i nostri cari, li ringraziamo di essere stati qui con noi stasera, li ringraziamo per l'aiuto che ci danno sempre, li ringraziamo per l'aiuto che ci daranno domani, dopodomani, per essere sempre vicino a noi, ringraziamo per gli insegnamenti che ci danno. E li ringraziamo per essere in questo gruppo, come ringraziamo Gaetano e Silvia, che sono quelli che ci permettono di realizzare questa bellissima cosa. Vi auguro una buona notte. Io abbraccio. Oddio, Nicoletta sente il coro angelico. Io no, Nicoletta, bello. Ciao Marisa, caro, un abbraccio grande, grande. Oh, bello, sono contentissima. Bello Alessandra, bello, comunque l'ho messo nella preghiera, tranquilla, sicuramente. Sì, ringraziamo proprio. Grazie Laura, grazie anche a te. Buonanotte, non vi lascerei mai, continuerei a vedervi a legge perché prima non vi vedo tutti. Potete mettere anche qualche post dopo che io li rileggo lo stesso.
Nicoletta, si sente con l'anima, hai ragione. Io sono chiacchiero e quindi la mia anima l'ho messa un po' a dormire. Di nuovo un grandissimo abbraccio. Guardate, si è spento anche il fuoco, c'è una piccola lucina e basta. C'è anche questo paletto che sembra un ponte sulla luce del nostro. Ciao, ciao Paoletta, saluta le tue due bimbe. Ce le ho messe, sai, nella preghiera, tutte e due. Eh sì, quello che dice il piccolo principe, Nicoletta. Eh sì. E comunque, se su Messenger mi dite per chi devo pregare e insieme alle vostre preghiere ci metto anche le mie. Mi raccomando, per la prossima volta fatevi il bigliettino e così non vi dimenticate, perché poi se non lo scrivete almeno io, un abbraccione Brunella cara, dopo ci dimentichiamo le persone e lo faremo tutte le volte, perché è molto importante fare l'orchestra con le nostre preghiere. Un abbraccio, alla prossima, ciao ciao!